contribuito, ha collaborato su questa progettualità. E noi vorremmo rimanere tanto negli obiettivi che ci siamo dati, con quella impostazione, con i 100 uomini e donne che abbiamo portato qua, per poter garantire questi 6 giorni e che riesca nel migliore dei modi. Vogliamo che la gente possa uscire anche soddisfatta e contenta di questo percorso che abbiamo messo su, perché non facciamo perdere tempo, perché vogliamo essere tempestivi e veloci, vogliamo dare la risposta subito e soprattutto vogliamo rassicurare la gente del proprio stato di salute. Quindi questi sono gli obiettivi importanti del progetto. Dicevo prima, è un atto di coraggio che ha fatto Regione Marche, perché comunque sa che di fronte a questa situazione si potrebbero trovare anche dei positivi e per i quali ci sta tutto il lavoro del tracciamento, dei contatti, degli isolamenti e quant'altro. Quindi significa anche altro lavoro che ci potrebbe essere dietro. Ad ora, fortunatamente, lo ripeto perché non era presente, ad ora con i 250 che già abbiamo fatto stamattina non abbiamo avuto alcun positivo. Io mi fermo qua, resto a disposizione per eventuali.